Qualche parola per introdurre la pratica di Pasqua. È una pratica dedicata a un augurio di pace, ma non è una pratica che pretende che ci sia pace intorno a noi. La mia prima idea era di pubblicare una pratica di guarigione, ma ho temuto che potesse essere fraintesa, come se la nostra pace potesse derivare soltanto da una condizione di guarigione. Mentre la guarigione che vorrei auspicare e che in qualche modo riecheggerà anche nella pratica che effettivamente propongo è una guarigione ad altri livelli, cioè una guarigione dal bisogno che le cose stiano in un certo modo, quello che piacerebbe a noi, perché noi possiamo stare in pace, perché allora sarebbe una pace condizionata, una pace che è in balia degli eventi esterni. Possiamo coltivare dentro di noi una dimensione di pace a prescindere da tutto ciò che avviene intorno. Questo discorso chiaramente porterebbe molto lontano, ma dovendo proprio dare un'immagine, è come dire, vi auguro di trovare l'occhio calmo del ciclone. Poi se tutto intorno c'è la bellezza della primavera, gli uccellini che cinguettano e tutto che va bene e tranquillo, ben venga. Ma caso mai ci fosse il ciclone, che quel luogo centrale, quel luogo calmo, l'occhio calmo del ciclone, sia qualcosa che noi ci possiamo permettere. Quindi la pratica è semplicemente una pratica che ci invita a stare nella pienezza del momento presente, seduti, vigili, accostandoci alla realtà pian pianino e prendendola per quello che è. Una pratica molto semplice, molto essenziale, come forse è molto semplice e molto essenziale il nostro desiderio di pace. Auguriamoci che tutto questo possa anche corrispondere a una pace fuori di noi, oltre che a una pace dentro di noi, ma coltiviamo comunque questo luogo interno che è da preservare e da tenere caro, perché è lì che effettivamente possiamo trovare una pace duratura.